State ascoltando. Oltre la crisi. Benvenuti nel programma Oltre la crisi, il programma in collaborazione con la rivista Diritto della crisi. Io sono Gianmarco Gabrieli. Oggi insieme con me James Di Dawson, il regista, si occupa della parte audio e della parte video. Un ringraziamento particolare a Fabio Gabrieli che ha curato con me questa puntata. E ringraziamo Radio Studio 91 Live, la web radio che ci ospita per questa trasmissione. Parliamo oggi dell'albo dei gestori della crisi d'impresa, che ha visto la luce all'inizio di quest'anno. Si tratta di un'opportunità di specializzazione e formazione per i professionisti che operano nel settore o di un aggravio amministrativo per i professionisti già iscritti ai rispettivi albi di appartenenza? I giudizi non sono di certo univoci e quindi vogliamo approfondire questa tematica con un ospite particolarmente qualificata, avvocato Silvia Zenati. Dottore commercialista in Verona, founder dello studio legale tributario Zenati dal 1986 e presidente riconfermata dell'associazione Concorsualisti, associazione nazionale tra professionisti, avvocati e dottori commercialisti specializzati nella crisi d'impresa, docente a livello universitario e autrice di oltre un centinaio di articoli sulle tematiche societarie e fiscali della crisi d'impresa. Diamo quindi un benvenuto all'avvocato Silvia Zenati, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità di essere qui oggi e di avermi coinvolto in questa bella iniziativa, di cui ringrazio il portale Diritto della Crisi e il dottor Gabrieli. Avvocato, qual è la disciplina riguardante i professionisti della crisi delineata dall'articolo 26 della direttiva Insolvency? La direttiva Insolvency si occupa nell'articolo 26 e 27 dei professionisti della crisi, delineando per gli stessi un profilo di competenza, adeguata formazione e assenza di conflitti di interessi tali da renderli in grado di svolgere funzioni complesse e responsabilizzanti quali quelli della gestione della crisi d'impresa. In più, ai professionisti che si occupano di questo importante argomento, settore in ambito comunitario, si chiede la possibilità e la capacità effettiva di gestire situazioni complesse di cross-border insolvency, avendo anche la possibilità linguistica, strutturale, di disponibilità di mezzi all'interno del proprio studio per collaborare efficacemente con le autorità amministrative e giurisdizionali dei paesi coinvolti nella crisi. Per cui quello che viene delineato e richiesto è una professionalità a tutto tondo, una onestà riconosciuta e soprattutto la capacità di occuparsi di casi complessi in maniera efficiente e efficace. Ci può spiegare sinteticamente come è strutturato l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, introdotto dall'articolo 356 del Codice della Crisi? L'articolo 356 del Codice della Crisi ha istituito una vera e propria novità nel campo del diritto concorsuale, e cioè l'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di controllo delle procedure concorsuali. Quindi parliamo di curatori, commissari giudiziali e liquidatori. Questi professionisti sono inseriti in un albo tenuto presso il Ministero della Giustizia, che di recente è stato già formato e ha iniziato a essere popolato con i professionisti che vantano già una loro esperienza pregressa. Come nella direttiva Insolvency, anche nel codice della crisi, i professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria devono disporre di una formazione adeguata, devono avere delle competenze specifiche e devono essere muniti di requisiti di onorabilità, cioè di un profilo di specchiata onestà e competenza che li ponga nelle condizioni di poter svolgere i compiti a loro affidati. Importante è anche l'affermazione del principio di trasparenza della nomina e di turnazione delle nomine. Questo è uno dei principi cardine del codice della crisi, a tutela dell'assenza di conflitti di interesse, dell'indipendenza del professionista nominato, ma anche della possibilità che tutti i soggetti iscritti nell'albo
vengono effettivamente chiamati a svolgere la funzione. Si è evidenziato qualche problema di compatibilità tra le previsioni dell'articolo 27 della direttiva Insolvency e gli articoli 356 e 357 del codice della crisi? L'articolo 27 della direttiva Insolvency, tra l'altro, si occupa di un aspetto molto importante riguardante i professionisti della crisi, cioè quello della loro remunerazione. Da questo punto di vista, la disciplina del codice della crisi per quanto riguarda gli incaricati dell'autorità giudiziaria, quelli di cui all'articolo 356, è effettivamente carente, nel senso che deve supplire il richiamo alla normativa del decreto ministeriale del 2002 che ha disciplinato e dettato le modalità di determinazione dei compensi di questi soggetti in misura variabile rispettivamente con riferimento ai parametri dell'attivo e del passivo. Questa situazione è stata invece maggiormente e più compiutamente delineata con riferimento all'esperto negoziatore, inizialmente introdotto dal DL 118, il quale ha al contrario una disciplina compiuta tanto in termini di determinazione del compenso, ma anche in ordine a eventuali maggiorazioni che possono spettare all'esperto negoziatore in caso di positiva riuscita del tentativo di composizione negoziata e anche con riferimento ai soggetti coinvolti e alla complessità dell'incarico. Questa disciplina è effettivamente maggiormente compliant con le disposizioni della direttiva Insolvency. Avvocato, lei è portatrice di una proposta di modifica legislativa in materia, supportata dal Consiglio Nazionale Forense. Ce ne può illustrare i contenuti principali? È indubbio che il codice della crisi ha introdotto nuove possibilità di lavoro per tutti quei professionisti che nel tempo si erano specializzati nel diritto concorsuale o comunque desiderano specializzarsi in questo settore per svolgere le funzioni. È vero che le varie figure create dal codice della crisi, a partire dall'albo degli incaricati dell'autorità giudiziaria, per scendere all'esperto negoziatore, ma anche per considerare i gestori della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina originariamente inserita nella legge 3/2012 è ora stata trasfusa nel codice della crisi, ecco, tutte queste figure, tutti questi albi o elenchi fanno riferimento a una situazione, a una specializzazione comune, quella del diritto concorsuale. Sembra quindi eccessivamente gravoso, vessatorio, imporre a professionisti quali sono già iscritti nei loro relativi ordini professionali e che già svolgono all'interno di questi ordini la loro formazione e sono sottoposti tra l'altro alla vigilanza anche disciplinare dei loro ordini, ecco, sembra eccessivamente gravoso imporre per lo svolgimento e l'iscrizione in ognuno di questi albi o elenchi una separata formazione professionale, sia in sede di iscrizione sia in sede di mantenimento dell'iscrizione. Sarebbe più efficace disporre una uniformazione di questi albi, disponendo l'equipollenza della formazione per l'iscrizione in tutti questi albi, magari separando e creando all'interno di questo albo comune due sezioni, una dedicata ai professionisti della ristrutturazione, cioè quelli che devono entrare in campo per realizzare effettivamente il processo di turnaround della società in crisi, e l'altra destinata a professionisti che sono destinati a occuparsi di procedure esclusivamente liquidatorie, quindi con funzioni e competenze completamente diverse che giustificano anche una diversa formazione. E in questo senso abbiamo elaborato una proposta che è stata fatta propria dal Consiglio Nazionale Forense. Ringraziamo l'avvocato Silvia Zenati per questa esaustiva intervista che ci ha rilasciato. Grazie a voi e arrivederci alla prossima iniziativa. Vi ricordo di stare in collegamento con noi, con il programma Oltre la Crisi. Seguite tutte le nostre pagine social, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Iscrivetevi quindi al nostro canale YouTube per stare in collegamento con noi con tutte le novità del programma Oltre la Crisi. Da Gianmarco Gabrieli è tutto, vi dà appuntamento alla prossima puntata del programma che va oltre la crisi.